Ciro, Ciro Grillo, anni 20, figlio di Beppe Grillo. Ciro Grillo, anni 20, figlio di Beppe Grillo e altri boys della Genova Bene, in una villa in Costa Smeralda di proprietà di Beppe Grillo. Una girl, una studentessa italo-svedese di 19 anni, ed ora la procura di Tempio Pausania va avanti, eh sì, Ciro Grillo dice che il rapporto sessuale tra la girl 19enne e i quattro boys della Genova Bene fu un rapporto consensuale, però la procura scrive tante altre cose, dice che la ragazza, la girl 19enne, fu obbligata a ingurgitare una mezza bottiglia di whisky, una mezza bottiglia di whisky con forza, e poi venne fatta da quattro boys della Genova Bene, venne fatta, voce del verbo fare. Fare, rifare, fare significa tante cose, fare, si dice anche nel mondo della droga, no? Quello lì si è fatto, uno dice mi sono fatto, mi sono. Io che brutte cose per un padre, per Beppe Grillo, sapere che il figlio Ciro Grillo di 20 anni sta su tutti i giornali e tutte le televisioni italiane, non credo quelle straniere, per questo episodio sul quale sta indagando la procura di Tempio Pausania in Sardegna. Ah, quella villa in Sardegna in Costa Smeralda. Di proprietà di Beppe Grillo, com'era meglio se Beppe Grillo non ce l'avesse avuta questa villa, come sarebbe stato meglio. Ma insomma, questioni patriarcali, cari amici, questioni patriarcali, brutte cose, le cose sono brutte per Ciro Grillo di 20 anni, figlio di Beppe Grillo, ma le cose sono brutte soprattutto per il padre Beppe Grillo, perché un padre non è contento se il figlio finisce su tutti i giornali, su tutte le televisioni per un episodio di questo tipo. Ha voglia che il giovane Ciro Grillo di anni 20 vada dicendo che fu rapporto consensuale. Ma la procura non ci crede, va avanti la procura. C'è già il dispositivo d'accusa. Io la notizia l'ho letta perché io ipotesi non fingo. Io il dispositivo, l'atto d'accusa c'è già. La notizia ve la metto come linea riassunto di questo video. Il dolore di un padre, cari amici, il dolore di un padre. Che brutta situazione, cari amici, che brutta situazione. Beh, sentite, io cosa volete che vi dica? Cosa volete che vi dica? Che la violenza è una questione patriarcale, perché la violenza è una passione. Il matriarcato non c'erano le passioni, capito? Il matriarcato non c'era, c'erano solo i sentimenti. I sentimenti sono dolci, sono le passioni che sono violente, le passioni. E la violenza, in questo caso, è pure una violenza di gruppo. La violenza di gruppo, capito? 4 contro 1, 4 contro 1, e questi quattro si sono avvalsi pure dell'aiuto di mezza bottiglia di whisky, mi pare. Vabbè, cari amici, vedremo come vanno a finire le rose. Va bene, io cosa volete che vi dica? Io do semplicemente la notizia. Soprattutto penso al dolore del padre, il padre Beppe Grillo, capito? Per cui
A Beppe Grillo, io Serafino Massoni auguro tanta serenità. Ok, a tutti tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.